Sicurezza dell'acquedotto nei pressi dei laboratori del Gran Sasso. De Santis, avete ricevuto un documento anonimo che parla proprio di tutto questo. Vogliamo un attimo spiegare di cosa si tratta? Lo abbiamo ricevuto da un anonimo. Il documento appare firmato dal professor Guercio, che aveva ricevuto l'incarico l'anno scorso dall'Istituto di Fisica Nucleare. Cosa anche un po' particolare, perché l'Istituto di Fisica Nucleare dovrebbe fare ricerca e non fare acquedotti, e quindi per fare questo progetto di messa in sicurezza forse bisognava coinvolgere la regione oppure l'acquedotto del Ruzzo. Comunque è arrivato questo documento che pare insomma originale, attendiamo dagli enti diciamo la veridicità dei contenuti. Questa relazione è datata a marzo 2018 e contiene, sono 43 pagine, contiene alcune proposte per la messa in sicurezza. L'autore è un professore universitario, un ingegnere che era stato coinvolto anche nel passato, 10 anni fa, con il commissario del governo Balducci, che ha speso 84 milioni di euro 10 anni fa per mettere in sicurezza la situazione, e dopo, insomma, adesso possiamo dire che non ha risolto. E adesso, dopo 10 anni, le proposte sono simili a quelle di allora, e cioè si interviene a valle con dei potabilizzatori, insomma non si fa la prevenzione. Nell'acqua potabile bisogna non far inquinare l'acqua. Uno può fare pure i tubi d'oro, però i tubi d'oro porterebbero comunque acqua inquinata qualora ci sia un grande incidente, ci potrebbe essere un grande incidente dentro i laboratori. La priorità invece è togliere le 2200 tonnellate di sostanze pericolose stoccate irregolarmente all'interno dei laboratori. Se non si parte da lì si possono fare, ripetiamo, tutti gli interventi che vogliamo, alcuni sono anche positivi, non i potabilizzatori, ma rifare il tubo per esempio, così via, ma non risolverebbe il problema a monte. Le falde non vanno contaminate, questa è la prima regola per l'acqua potabile. Intervenire a valle si rincorre la contaminazione e non possiamo permettercelo.